Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Nella festa del Corpus Domini siamo invitati ad andare al centro della nostra vita cristiana, a contemplare l'Eucaristia, Gesù Cristo che nel pane e nel vino si dona nel suo corpo e nel suo sangue. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» I discepoli preparano quella che sarà l'ultima cena. Un agnello veniva sacrificato in ricordo della liberazione del popolo dall'Egitto. Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo». Come per l'ingresso festoso in Gerusalemme, due discepoli sono mandati avanti. Nulla sappiamo di quest'uomo con la brocca. Là dove entrerà, dite al padrone di casa. Il padrone dice: «Dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?» Gesù sa cosa gli capiterà nei prossimi giorni. È consapevole della passione e non si tira indietro. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. I discepoli preparano una sala già pronta. L'amore di Dio ci precede e ci attende. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Cristo offre se stesso come cibo. Il pane diventa il suo corpo. Nell'Eucaristia diventiamo ciò che mangiamo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. Il suo sangue è nostra bevanda. Sulla croce ogni goccia è stata versata. Nell'amore di Dio ognuno si senta amato. Che anche la mia vita diventi un dono». In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. L'ultima cena dà inizio alla passione. Si apre con una promessa. È attesa del suo ritorno. Nell'Eucaristia Cristo rivela la sua presenza. Nel suo amore ogni vita si fa dono.